Ok, buongiorno a tutti. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo simulazioni, sia in questa ora e mezza che poi nel laboratorio per chi non è ancora venuto. Quindi simulazioni, l'altro argomento che entra in gioco forse nel punto 2 di un esame, o c'è la simulazione o c'è la ricorsione. Oggi vediamo proprio un esercizio interamente sulle simulazioni. Non tratto da nessun tema d'esame in particolare, quindi non sfruttiamo neanche i database, però è una simulazione abbastanza completa e quindi se capiamo come fare questa, riusciamo sicuramente a fare anche quelle, che troviamo durante gli esami. Ovviamente le simulazioni si possono prestare a soluzioni diverse, quindi vi farò anche delle domande, vi chiederò secondo voi cosa è meglio fare, che cosa no, mentre la ricorsione magari è più, come dire, strutturata, no? Quindi c'è questo pattern che cerchiamo di seguire sempre, quindi poi alla fine tutti i programmi si assomiglieranno, chi li farà ovviamente. Per le simulazioni c'è più una variabilità, no? Anche nelle soluzioni. Quindi questo è per dire che all'esame, se vi capita una simulazione, c'è sicuramente più codice da scrivere, ma è molto più interpretabile, riusciamo a correggere più codice, quindi scrivete più codice, avete più possibilità di guadagnare dei punti, anche se il programma magari non giunge a termine, mentre per la ricorsione sono ovviamente meno righe di codice e quindi c'è un po' meno spazio di manovra, no? Queste linee di codice devono essere alla fine corrette per portare a un risultato. Allora, simulazione su un bar. Che cosa chiede? Leggiamo insieme il testo. Ecco, la parte più lunga e noiosa è sempre leggere il testo delle simulazioni. Partendo da una coda degli eventi generata all'avvio del programma in modo random, vogliamo simulare il comportamento di un insieme di clienti che, arrivando a un bar, chiedono di potersi sedere e accomodare a un tavolo. Ovviamente il numero di tavoli e di sedie è limitato e quindi dobbiamo metterci nei panni del barista e sviluppare per lui un programma che gli simuli quanta capacità è in grado di soddisfare, quanti clienti è in grado di soddisfare nel suo bar, secondo ovviamente le caratteristiche del bar. Quindi il testo ci dice di avere una classe statistiche che dovrà essere in grado di raccogliere informazioni durante la simulazione al fine di mostrare essenzialmente tre cose: il numero totale di clienti arrivati in un certo range di tempo che definiremo noi, il numero di clienti soddisfatti, cioè quelli che sono potuti rimanere all'interno del bar a consumare qualcosa, e il numero di clienti insoddisfatti, cioè quelli che il barista ha dovuto mandare via perché il bar era pieno. Che vincoli abbiamo? Allora, nel bar sono presenti 15 tavoli con le seguenti configurazioni che potete leggervi: due tavoli da 10, 4 da 8, eccetera. I gruppi di clienti in arrivo possono sedersi in un tavolo libero, ovviamente con un numero di posti maggiore o uguale al numero di persone, al gruppo di amici che è arrivato al bar. C'è anche un'alternativa: se non c'è un tavolo disponibile, i clienti possono servirsi al bancone, quindi senza usufruirsi del tavolo, si prendono una birra da in piedi e poi se ne vanno. Restano comunque soddisfatti del servizio in questo caso. Per semplicità, noi diciamo che il bancone ha capienza illimitata. Ovviamente però leggeremo dopo che c'è una certa tolleranza dal punto di vista del cliente. È vero, il bancone ha capacità illimitata, ma il cliente può decidere di dire no, noi volevamo sederci e quindi ce ne andiamo. Ok? C'è anche una possibile traccia che aggiunge altri vincoli. Generare in modo random 2000 eventi di tipo arrivo gruppo clienti, ognuno dei quali è caratterizzato dai seguenti valori. Allora, qui c'è un aiuto in più che probabilmente in sede d'esame non ci sarebbe. Okay? Specifichiamo bene una possibile struttura per gli eventi. Avremo il tempo, il time, l'istante temporale in cui si verifica l'evento creato. Quindi un gruppo di clienti arriva a tempo T.
l'intervallo tra due eventi, quindi tra due gruppi di clienti che arrivano, deve essere compreso tra 1 e 10 minuti. Ok? Quindi non possono arrivare due gruppi di clienti insieme, per definizione. Poi ci sarà il numero di persone del gruppo che vogliono sedersi al tavolo, valore casuale tra 1 e 10, la durata, il tempo in minuti indicante la permanenza di questi clienti al tavolo, tra i 60 e i 120 minuti, lo tiriamo a caso noi. E poi c'è questa tolleranza di cui vi parlavo prima, la tolleranza di ogni gruppo di clienti a restare al bar, al bancone, nel caso in cui non ci siano tavoli. Questo è un valore tra 0 e 0,9. Quindi 0 cosa significa? Se trovano posto al tavolo restano al bar, altrimenti vanno via e rimangono insoddisfatti. Se siamo a 0,9 invece c'è il 90% di probabilità di accomodarsi al bancone del bar se un tavolo non c'è. Ok? Quindi non abbiamo il 100% di speranza che il cliente accetti il bancone, però se abbiamo il 90 siamo abbastanza sicuri che si starà al bancone. Questo è l'evento. Poi la traccia dice di associare ad ogni gruppo di clienti in arrivo il tavolo libero più piccolo che sia in grado di accoglierli. Questo è un suggerimento, ovviamente. Qual è il modo per massimizzare il numero di clienti soddisfatti? Se mi arriva un gruppo da due e ho un tavolo da 2, un tavolo da 10, non gli faccio sedere al tavolo da 10, ma gli farò sedere al tavolo da 2, ovviamente. E poi c'è questo suggerimento in più che però lascerei perdere per il momento, vediamo se lo aggiungiamo dopo, che sarebbe quello di far accomodare i clienti al tavolo in modo tale che occupino almeno il 50% dei posti disponibili, altrimenti indirizzarli al bancone. Di nuovo, se arriva un gruppo da due e abbiamo solo un tavolo da 10, magari non gli facciamo sedere al tavolo da 10 sperando che arrivi un gruppo più numeroso e quindi a quei due gli proponiamo di andare al bancone. Questo sempre nell'ottica di massimizzare il numero di clienti soddisfatti. Domande? Vai. Nell'ultimo caso, Sì? quindi appunto nel caso in cui i due clienti rifiutassero il bancone, Sono insoddisfatti. Ok, quindi quindi sì, di nuovo qui torna in gioco quello che dicevo prima. Nelle simulazioni avete più spazio di manovra, no? Non è detto che le simulazioni debbano essere uguali. Magari tu in un caso supponi di lasciarli insoddisfatti, altri dicono ok, ma se se ne vanno gli do comunque il tavolo da 10. Non c'è, secondo il testo non c'è una risposta giusta o sbagliata e quindi noi in questo caso consideriamo entrambe le soluzioni corrette. Ok? Va bene. Andiamo nel nostro progetto base che ha già una serie di cose. Il modello ovviamente è vuoto. Abbiamo già anche la classe evento che è vuota e poi la classe simulatore. Noi la nostra simulazione potremmo farla direttamente nel modello, andrebbe bene lo stesso, ma è buona norma avere magari una classe separata che verrà richiamata dal modello. Ok? Da cosa partiamo? Direi dall'evento, visto che il testo ci dice già più o meno come è fatto. Ok? Allora, la prima cosa da fare in una classe evento è cercare di capire quante tipologie di evento abbiamo. Giusto? Ci sono dei casi in cui c'è un solo tipo di evento, e quindi questa classe non avrà tipologia, insomma. Ci sono altri casi in cui ci possono essere più tipi di evento. Secondo voi, qui, quanti tipi di evento ci sono? Uno ce l'ha detto il testo, ok? L'arrivo, ok? L'arrivo dei clienti è un evento. Ci sono altri eventi che potrebbero tornarci utili? Quando se ne vanno, quindi in sostanza quando liberano il tavolo. Arrivano, il tavolo viene occupato, forse, se ne vanno, il tavolo viene liberato per altri clienti che potranno arrivare.
Allora, due tipi di eventi, non me ne vengono in mente altri, almeno per il momento. Allora, definiamo questi eventi, di solito lo facciamo con un enum. Qui sto definendo quali possono essere i miei eventi. Ovviamente potrei anche decidere di adottare una convenzione, avere un intero che mi dica 0 arrivo, 1 se ne vanno, però è un po' brutto. Allora, con questa struttura dati, con un enum, possiamo associare a questi numerini, alla fine saranno degli interi, una label più significativa che ci dica qual è l'evento. Arrivo, gruppo, clienti, virgola, boh, chiamiamolo tavolo liberato. I clienti se ne vanno. Questo è un nome che ho scelto io, eh? Possiamo anche chiamarlo tipo, fa lo stesso. A questo punto, questa è la struttura dati che mi indica quali sono le tipologie di eventi. Poi il singolo evento avrà un determinato event type. Quindi qui sotto inizio a definirmi gli attributi di questa classe evento. E uno sarà sicuramente di tipo privato, event type. È chiaro questo? Questo definisce quali sono le possibilità per tutti gli eventi. Questo è l'attributo del singolo evento. Poi il testo già ci dice quali sono gli attributi. Il primo è questo attributo qua, time, l'istante in cui si verifica l'evento creato. Allora, qui c'è da fare un ragionamento. Vediamo questo, ci vengono subito in mente le date con l'ora, eccetera, eccetera. Dopodiché questo però mi viene anche da dire, ok, date, ma quale data metto? Boh. Cerchiamo sempre di ragionare nel modo più semplice possibile. Qui non specifica di dover utilizzare le date, ok? Quindi noi ragioniamo in modo semplice, possiamo supporre che nel nostro universo il tempo parta da 0 e sia un numerino che va avanti, 0, 1, 2, 3, 4, 5 minuti. Quindi la nostra simulazione partirà al tempo 0 e i nostri eventi capiteranno al tempo 5, al tempo 15, al tempo 20. In questo modo semplifichiamo di molto le cose, evitiamo di lavorare con le date. Ok? Spesso con le simulazioni c'è questo tempo che noi possiamo assumere sia un numero che scorre da 0 in avanti. Allora potremmo avere un intero, o se vogliamo fare un po' i fighi, possiamo anche usare un duration, visto che l'abbiamo visto a lezione. Un intero andava bene lo stesso, eh? Quindi una duration time. Semplicemente sarà appunto un numero di minuti che partirà da 0 e andrà avanti. Importiamo duration da Java Time, mi raccomando, e non da JavaFX Util. Poi abbiamo il numero di persone che arrivano, che compone il gruppo. Qui sì che è un intero. Persone. Poi avremo la durata, anche qui se abbiamo scelto un intero per il time possiamo scegliere un intero anche per la durata. Qui abbiamo scelto duration e quindi private duration durata, quanto sta potenzialmente quel gruppo di utenti al tavolo. La tolleranza è una probabilità e quindi un double. Probabilità nelle simulazioni ci sono quasi sempre. E poi c'è un'altra cosa di cui potremmo avere bisogno. Arrivano questi clienti, giusto? E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assegnargli un
tavolo. Quindi potrebbe essere utile nel singolo evento avere riferimento a quale tavolo assegniamo a quel gruppo. Come modelliamo questa cosa? Ci servirà probabilmente un'altra classe che ci modelli i tavoli. Non ce l'abbiamo ancora, e allora facciamo un salto e sempre nel package model ci definiamo una classe di tipo tavolo. Abbiamo bisogno di questa classe? Non necessariamente, però può essere utile perché noi potremmo pensare di avere una lista di tavoli, la lista di tavoli del ristorante, e per ogni tavolo che cosa potremmo avere? Beh, sicuramente i posti. Ma la cosa utile di avere questa classe tavolo, qual è, secondo voi? Esatto, avere un flag che ci dica se in quel determinato momento il tavolo è occupato oppure no. A questo punto, avendo questa lista, noi sappiamo in ogni momento qual è la situazione del nostro bar. Private, boolean, occupato. Ci generiamo un costruttore, generate getter e setter. Sì, faccio sempre il contrario di quello che dico. Generiamo i getter e i setter. Ho generato solo i setter, molto bene. Rifaccio. Sì. Ah, no, 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 è giusto, mi sono fatto confondere perché Eclipse è più furbo di me. Quando abbiamo un attributo di tipo booleano, così per convenzione, al posto di chiamare il metodo get occupato, ce lo chiama is occupato, che suona un po' meglio, ma va bene. Ok, il costruttore, dicevamo, source. Generate constructor using fields. A questo punto noi possiamo pensare di avere nel nostro simulatore, dicevo prima, la nostra lista di tavoli e per ogni evento possiamo anche associare qual è il tavolo assegnato a quel gruppo di utenti. Magari ci servirà. Quindi adesso sì che torno nel mio evento e posso prevedere un altro attributo di tipo tavolo, tavolo. Ok, anche qui dobbiamo generare sicuramente un costruttore. Vediamo se ce la faccio questa volta. Generate constructor con tutti i campi, direi. E probabilmente, anzi sicuramente anche almeno i getter. Quindi tasto destro, source, generate getter e setter. Probabilmente ci serviranno solo le get, ma non importa. Generate. Ho finito? Qualcuno dice l'hash code equals. Non sono molto d'accordo, nel senso che difficilmente andremo a comparare due eventi, a chiederci se due eventi sono uguali. Noi avremo una serie di eventi che saranno per costruzione diversi che dovremmo analizzare. Esatto, stai andando verso la strada giusta. Per la priorità useremo sicuramente una coda prioritaria di eventi. E quindi ci serve un concetto di ordinamento. Questi eventi devono essere ordinabili, secondo la priorità che decidiamo noi, per poter poi usare questa coda prioritaria ed estrarre un evento per volta da questa coda. Allora, la priorità la decidiamo noi, può essere di diverso tipo, spesso è una priorità temporale, giusto? Questi clienti, dicevamo, arriveranno da tempo zero in avanti. Allora, questi eventi dovranno essere ordinabili per time, per
per il tempo di arrivo. Come facciamo? Implements comparable di event. Quindi in una simulazione, nella classe evento, se manca questo è sicuramente un errore grave, perché poi non possiamo usare una coda prioritaria. Nel senso, la coda prioritaria funzionerà, ma estrarrà degli eventi a caso, non secondo la logica richiesta. Vado qua sopra e clicco Add Unimplemented Methods, il compare to. Qui abbiamo scelto di avere un oggetto duration per il tempo. Ci semplifica le cose perché noi possiamo rimandare al compare to già implementato dalla classe duration. E quindi dico return this.time.compareTo o.getDurata. Avendo usato la classe duration, possiamo usare il metodo compareTo che è già implementato in questa classe della libreria JavaTime. Domande su questo? Va bene, dimmi. O.getTime, naturalmente sì. Ordiniamo per time, scusate. Definendo la classe evento con il compareTo ben fatto, abbiamo già guadagnato un punto 2, ok? Anche se non ci fosse nient'altro, ma c'è la classe evento, un punto 2 li abbiamo guadagnati. Adesso possiamo andare nella classe simulator e iniziare il vero lavoro. Dimmi. Scusate, non sento la domanda. Lui chiede, non sarebbe giusto creare tutti i tavoli vuoti e poi riempirli quando arrivano i clienti? Sì, ma infatti questi tavoli non li abbiamo ancora creati. È quello che facciamo adesso. Ah, farlo direttamente nel costruttore di chi? Del tavolo? E in realtà non ci basta il costruttore del tavolo perché il tavolo modella un singolo tavolo. Poi da qualche parte dovremmo avere una lista di tavoli. E quindi non puoi creare all'interno del tavolo la lista di tutti i tavoli. Ah, il singolo tavolo? E come fai a crearlo qua? Fare una new tavolo qua? Ah, nell'evento? Qua? Nel tavolo? Ah, ok, sì. È vero, il vostro compagno suggerisce questa cosa che può essere utile. Nel costruttore del tavolo, scusate, nel costruttore del tavolo, quando verrà creato, noi di default lo possiamo settare come libero. Dopodiché, nel corso della simulazione, verrà occupato. Sì, questo è vero, però lo si può fare anche dall'esterno, per come l'abbiamo fatto. Quindi dall'esterno gli passiamo, ovviamente quando facciamo la new gli passiamo false. Io l'avevo studiata così. Altrimenti togliamo questo parametro e mettiamo dis.occupato uguale false nel costruttore. Ok, torniamo nel simulatore e cerchiamo di impostarlo. Ovviamente il simulatore avrà tutta una parte di inizializzazione, questi tavoli appunto li dobbiamo creare, e poi la parte di run che eseguirà la simulazione. Allora, qual è il nostro modello? Abbiamo detto una lista di tavoli. La lista di tavoli ci modella il nostro bar, anche perché poi il bancone ha capacità illimitata, quindi non abbiamo neanche bisogno di modellarlo in modi particolari. Private list tavolo tavoli. Questo è il nostro modello del bar. Dimmi. Dovremmo fare probabilmente, sicuramente un'altra tipologia di evento e anche magari un'altra classe, la classe bancone con la sua disponibilità,
e magari un qualcosa che ci tenga traccia di quanto è pieno il bancone in quel determinato momento. Importiamo list da Java Util e questo è il nostro modello. Poi avremo una serie di parametri. Parametri della simulazione che di solito ci dice il testo. Allora, il testo ci dice, non sto lì ad andare in qua e in là col testo, se no è un casino, ma li leggo dalla traccia che ho qui. Il testo ci dice che dobbiamo generare a caso 2000 eventi, quindi 2000 eventi di gruppi di persone che arrivano al bar e quindi ci servirà, se vogliamo fare il programma un po' generalizzabile, un parametro che ci tenga traccia del numero di eventi, 2000. Poi, che cosa ci dice anche il testo? Ci dice che gruppi di utenti arrivano a distanza ravvicinata tra 1 e 10 minuti. Non arrivano insieme due gruppi, ma arriva il primo gruppo e poi, dopo massimo 10 minuti, arriva il secondo. E quindi possiamo prevedere una variabile intera, chiamiamola t arrivo. Max, che impostiamo a 10. Noi sappiamo che è arrivato un gruppo tra 1 e questo valore qui, nel nostro caso 10, arriverà un altro gruppo. Abbiamo anche un numero di persone massime per ogni evento. Num che è 10 di nuovo. Abbiamo una durata minima e una durata massima. Ogni gruppo sta tra 60 e 120 minuti. Durata min uguale 60 e durata max uguale 120. Abbiamo la tolleranza massima, direi, possiamo salvarci quella perché intanto sappiamo che parte da 0, quindi da 0 a 90%, quindi no, 0,9. E poi, se vogliamo anche mettere in pratica questo punto 3, che ci vincola a dare un tavolo solo se il gruppo ne occupa almeno il 50%, se vogliamo anche mettere in pratica questo terzo punto, possiamo anche dire avere una double occupazione max, che sarà dello 0,5. Ho semplicemente preso tutti i parametri che erano già specificati nel testo. Oltre ai parametri, cosa mi serve? Beh, sicuramente la cosa più importante è la coda degli eventi. E sarà private priority queue di evento queue. Coda, chiamatela come volete. Importiamo anche evento. Event l'ho chiamato. Sì. Ci serve ancora qualcosa? Modello, parametri, coda. Ci servirà qualcosa per ritornare i risultati, no? Le statistiche. Giusto? Allora, anche qua possiamo scegliere o di avere una serie di variabili direttamente nel simulatore o di avere una classe statistiche che ci metta insieme tutti questi valori. Per
Per essere più puliti, possiamo pensare sempre nel package model di fare una nuova classe che chiamo statistiche. E che cosa avrà questa classe? Lo dice il testo, dobbiamo ritornare il numero di clienti totali che sono arrivati in questi 2020, il numero di clienti soddisfatti e il numero di clienti insoddisfatti, quindi tre interi, banalmente. Clienti tot, clienti soddisfatti, clienti insoddisfatti. Ci facciamo il costruttore. Ok. No, ho fatto qualche casino. Rifacciamo. Va bene. Potremmo anche dire così, questo costruttore lo creiamo vuoto, perché noi quando creiamo queste statistiche ancora non conosciamo questi risultati, e al suo interno, la prima volta che costruiamo un oggetto di questo tipo, mettiamo 0 a tutti i campi e poi mano a mano che la simulazione va avanti, li incrementeremo. Mi seguite? Quindi, alla creazione della classe, dell'oggetto, questi valori saranno ovviamente 0. Mano a mano potranno essere incrementati, come con dei metodi di set, se vogliamo, ma possiamo anche fare qualcosa di più furbo, perché l'asset ovviamente andrebbe a sovrascrivere il valore. Noi potremmo fare dei metodi di incremento a cui passiamo il numero di clienti di quell'evento specifico e la classe si preoccupa di prendere quel numerino lì e aggiungerlo a quello che c'era già. Quindi potremmo avere un private incrementa clienti di int n, in cui diciamo che dis.clienti tot più uguale n. E ovviamente è un void. Vedete, la differenza con un set è sostanzialmente questa qui, questo più uguale. Facciamo la stessa cosa per incrementa soddisfatti int n. Dis.clienti soddisfatti, no, soddisfatti più uguale n. E ancora una volta per quelli insoddisfatti. Quindi private void incrementa insoddisfatti int n dis.clienti insoddisfatti più uguale n. Man mano verranno incrementati. Ci serviranno però anche i get, immagino, perché poi questi risultati vorremmo stamparli. C'è una domanda? Ovviamente devono essere pubblici, grazie. Sono pubblici perché dobbiamo accederci dall'esterno. E le get invece me le faccio generare da Eclipse, facciamo prima, quindi source, generate getter setter, vediamo se c'è il modo di, sì, se espandete le tendine c'è il modo di cliccare solo sulle get, perché i set non mi servono. Eccoli qua. A questo punto nel mio simulatore posso avere un riferimento alle statistiche. Private statistiche, statistiche. Un oggetto di tipo statistiche. Dicevamo,
Adesso abbiamo tutto, ovviamente dobbiamo creare le varie cose. Un simulatore ha di solito una parte di inizializzazione e poi la parte di run. Avremo quindi probabilmente un metodo void che possiamo chiamare init, in cui andiamo a inizializzare le cose. Che cosa facciamo qui? Beh, creiamo innanzitutto la coda degli eventi che va creata. This.queue uguale new priority queue di event parentesi tonde. Creiamo anche le statistiche, quali abbiamo solo definite. This.statistiche uguale new statistiche. Cos'altro dobbiamo fare? Due cose, in sostanza. Creare i tavoli e anche creare gli eventi. Ok? Questi eventi, ci dice il testo, dobbiamo crearli a random e poi processarli uno per volta. Va bene. Possiamo prevedere di avere due metodi, uno che ci crei i tavoli e uno che ci crei gli eventi. Quindi supponiamo di avere un metodo crea tavoli e un metodo crea eventi. Partiamo dal crea tavoli. Lo scrivo qua sopra. Public void crea tavoli. Il testo ci dice che, andiamo a vedere, abbiamo due tavoli da 10, 4 da 8, 4 da 6, 5 da 4. Qual è il modo più veloce per fare questo? Potremmo prevedere di avere un singolo metodo crea tavolo, che riceve due parametri, la quantità e la size, chiamiamola così, tanto è sempre uguale, e mi crea due tavoli da 10, ad esempio. E poi richiamo questo metodo più volte per creare i due tavoli da 10, i 3 da 4, eccetera, eccetera. Quindi qui potremmo avere un public tavolo, anche private se vogliamo, perché non verrà richiamato dall'esterno. Anche questo crea tavoli può essere privato. Quindi private tavolo crea tavolo che ha due parametri, int quantità e int dimensione. Attenzione, ho già fatto male perché qui è una lista di tavoli. Ne vogliamo creare ad esempio 2 da 10. Giusto? Quindi qui mi definisco questa lista che chiamo boh, t new array list di tavolo. Dimmi. Potremmo anche direttamente aggiungergli alla lista, sì, in effetti. La mia idea era di ritornare una lista qui e di riaggiungerla all'altra lista lì, però in effetti possiamo anche prevedere, evitiamo di creare delle liste in più, che questo metodo sia void, non era un grosso problema perché non stiamo creando 10.000 tavoli, ma ne stiamo creando 5, 6, però 15. E direttamente andiamo ad aggiungerli nella lista. Quindi possiamo dire for int i uguale a 0, i minore di quantità, i più più, dico che dis.tavoli add, aggiungo un nuovo tavolo, new tavolo,
che ha una certa dimensione e che al momento non è occupato. Lo sto creando, non ho ancora neanche aperto il bar, quindi metto false, ha occupato. Questo per crearmi, ripeto, prima due tavoli da 10, poi quattro tavoli da 8, eccetera. A questo punto, qui dentro posso richiamare questo metodo, crea tavolo, e diciamo crea tavolo, due tavoli da 10, di nuovo crea tavolo, quattro tavoli da 8, crea tavolo. Quattro tavoli da 6 e ancora crea tavolo, 5 tavoli da 4. Potrebbe essere utile anche ordinare questi tavoli per dimensione. Vi ricordo che abbiamo quel punto 3 che ci dice se riuscite, no, non date il tavolo se non viene occupato almeno del 50%, no? E poi c'è anche l'altro punto che dice associate al gruppo di clienti il tavolo più piccolo possibile. Giusto? Allora, per facilitare la ricerca del tavolo più piccolo possibile, potrebbe essere un'idea di ordinarli per dimensione. Modo più semplice. Collections.sort dis.tavoli dopo averli creati e mi definisco un nuovo comparator. New, lo faccio al volo qua per fare più veloce. Comparator di tavolo dovrò importare comparator e poi definire il metodo compare all'interno. Ordino per le loro dimensioni, quindi le dimensioni sono degli interi, int, neanche integer, ma int, e quindi posso pensare di ordinarli in questo modo. O1.get posti meno O2.get posti. Questa differenza farà sì che noi restituiremo un numero maggiore, uguale o minore di 0, in modo tale da far funzionare l'ordinamento. L'alternativa era, nella classe tavolo, al posto di usare un int, usare un integer, così poi da poter usare il compare to di integer. È lo stesso. Va bene, abbiamo creato il nostro bar, creiamo i nostri eventi. Private void crea eventi. Eventi abbiamo detto prima, per semplicità, supponiamo di partire dall'istante 0 e di andare avanti. Da 0 contando i minuti che trascorrono. Noi per ogni evento avremo bisogno di il tempo di arrivo, quindi definiamoci il nostro punto di riferimento, cioè da dove parte il nostro tempo. Duration arrivo uguale sarebbe 0, avessimo usato dei numeri, semplicemente. Abbiamo usato la classe duration, allora diciamo duration.of minutes 0. Traduciamo questo 0 in una duration, è sempre un numero, è alla fine della giornata. E con questo variabile arrivo tirerò a caso da qui in avanti la durata di arrivo di ogni evento. Il numero di eventi ce li abbiamo, quindi int for int i uguale a 0, i minore di dis.sort
num 20 che è 2000, i più più, dobbiamo tirare a caso un po' di cose, qui dobbiamo tirare a caso il numero di persone, massimo 10, da 1 a 10 persone, ok? Tiriamo a caso n persone. Come facciamo? Alla fine si fa sempre nello stesso modo, basta ricordarselo. Dobbiamo tirare a caso un qualcosa. Dimmi. Con random mat.random, leggendo la documentazione che ora mi è scomparsa. Voi sicuramente non riuscite a leggerla da qui, ma potete leggerla dal vostro PC. Mat.random tira a caso un double maggiore o uguale di 0 e minore di 1, quindi da 0 a 0,9999. Ovviamente le persone le modelliamo come interi, non prendiamo una persona in mezza. E quindi per noi questo valore random potrà andare da 0 a 9 se lo moltiplichiamo per il giusto numero. Ok? Quindi noi potremmo dire mat.random da 0 a 0,9999 per il numero di persone massime, che l'abbiamo salvato da qualche parte, num persone max, che è 10. Facendo solo così, qual è il problema? È che noi andiamo da 0 a 9. Noi vorremmo andare invece da 1 a 10. Giusto? È chiaro questo? E allora va bene, basta aggiungerci un più 1. E poi, ovviamente, convertire tutta questa roba qui, che è un double, perché mat.random è un double, in un intero con un cast. È chiaro questo? Se avete dubbi, risolviamoli adesso, perché poi entra sempre in gioco questa modalità di tirare a caso delle probabilità. Quindi ripetiamo ancora, mat.random numerino da 0 a 0,9999, lo moltiplichiamo per 10, d'accordo? E quindi trasformiamo quel range da 0 a 0,9999 a tra 0 e 10. Tra 0 e 9, scusate. Ci aggiungiamo 1 per traslare questo intervallo tra 1 e 10. Dobbiamo tirare a caso anche la durata. Come facciamo? Durata tra 60 e 120 minuti. Dobbiamo Come facciamo secondo voi? Potremmo pensare di tirare a caso un numero tra 0 e 60, sì, e aggiungerlo alla durata minima che è 60. Vi torna? È una duration, quindi dobbiamo fare un po' di lavoro in più. Duration.ofMinutes, questa è la parte che dobbiamo aggiungere per trasformare quel numerino in una duration. Seguendo il ragionamento che vi ho appena detto, posso dire this.durataMinima, che sarà 60, più un numero casuale tra 0 e 60. Quindi se quel numero sarà 0, avrò la mia durata minima. Se sarà 60 avrò 120. Quindi più, andiamo a capo, stesso lavoro di prima, int
mat.random per this.durata max meno this.durata min. Altre cose da tirare a caso, la tolleranza, ok? Ce ne sono tante in effetti questa volta. Tolleranza che sarà un double, noi abbiamo la tolleranza massima, noi qui stiamo impostando la tolleranza di quel gruppo di persone. Il testo ci dice che deve essere compresa tra 0 e 0,9. Beh, a questo punto è più facile perché ci avanziamo col più 1, no? Mat. Punto random tra 0 e 0,999 per this punto tolleranza max. Dovremmo avere tutto finalmente. Possiamo creare l'evento. Event è uguale new event. Dobbiamo seguire l'ordine del costruttore. Quindi abbiamo il time, il tempo di arrivo. Allora, seguitemi bene qui. Il primo gruppo arriverà a tempo 0, giusto? Allora, parte il ciclo for, al primo giro questa variabile arrivo conterrà il valore tempo 0 e quindi gli scrivo arrivo. Dopo aver creato l'evento, modificherò quella variabile arrivo aggiungendoci di nuovo un tot di minuti a caso per il prossimo evento. Quindi arrivo. Il tipo di evento, event type, punto, arrivo gruppo clienti. Noi stiamo creando questi eventi di arrivo. Il numero di persone che abbiamo tirato a caso. Fatemi andare a capo, ho chiamato n persone, virgola, la durata che abbiamo tirato a caso, la tolleranza che abbiamo tirato a caso e poi, se vi ricordate, nella classe event avevamo predisposto il tavolo, anche il riferimento al tavolo, che per il momento è nullo, ovviamente. Non abbiamo ancora assegnato nessun tavolo a quel gruppo. Aggiungo il singolo evento alla coda, this.q.add e qui rientra in gioco quello che dicevo prima, ne creiamo uno, lo aggiungiamo alla coda e poi shiftiamo avanti il tempo, che modelliamo tramite questa variabile arrivo, di nuovo un numero a caso tra 1 e 10 da specifiche del testo. E quindi dico che arrivo è uguale ad arrivo.plusminutes, vi ricordo che è una duration, quindi abbiamo l'opportunità di usare questi metodi. Di che cosa? Mat.random, solita metodologia, per this.tArrivoMax, che era quella variabile che per noi è 10 in questo caso, è più 1. Il tutto facendo un bel cast a int. È chiaro questo? Aggiungo l'evento e poi aggiungo tra 1 e 10 minuti a caso per fissare l'arrivo del prossimo gruppo che arriverà nel prossimo giro del ciclo for. Dimmi. Sì? Allora, fatemi contare. Dunque, this.durata max meno this.durata min fa 120 meno 60 fa 60.
60 per 0, sì. Ci vuole un più 1 anche qua. Giusto? Poi di nuovo, se è solo questo il problema, questo più 1 che manca, è probabilmente un problema che non esiste dal punto di vista del vostro esame, ok? Con tanta fatica abbiamo solamente inizializzato la simulazione. Adesso dobbiamo eseguirla. Quindi oltre al metodo init, che crea le varie cose, avremo sicuramente il metodo run. Allora, esternamente è molto facile, il concetto è sempre prendere un evento per volta e eseguirlo. E poi quell'eseguirlo che cambia ed è la parte difficile. Quindi il pattern è sempre, finché la coda contiene almeno un evento, lo prendo e lo eseguo. Usando la coda e avendo definito bene il comparable, sono sicuro che questi eventi vengano presi nell'ordine giusto che interessa a me. Quindi finché la coda non è empty, prendo un evento dalla coda con il metodo poll e lo eseguo, processa evento, un metodo che dovremmo andare a fare, che è la vera simulazione, è la simulazione vera e propria. È chiaro questo pattern? Va bene, proviamo a impostare questo metodo private void processa evento, che riceve l'evento da processare. Fatemi solo controllare i vari public e private. Run e init ha senso che siano pubblici perché verranno richiamati dall'esterno, dal modello. Il processa evento, anche il crea eventi, eccetera, va bene che siano privati perché vengono richiamati solamente da qui. Struttura generale del metodo processa evento. Sicuramente se abbiamo eventi di tipologie diverse, la prima cosa da fare esterna è uno switch sulle varie tipologie di eventi per dire in che caso stiamo ricadendo. Quindi switch e.getType aspettate, scritto male, switch. Qui possiamo avere due casi. Case, arrivo, gruppo, clienti. Forse ci serve anche specificare event type, punto arrivo, gruppo, clienti. Sì. Al fondo di questo case avremo sicuramente un break e poi un case event type punto come si chiamava? Tavolo liberato. Break. Abbiamo solamente questi due tipi di evento. Qui mi dice vediamo un po' di non ho capito l'errore che mi dà. Ah, bisogna scrivere solo senza event type. Va bene, accontentiamo. Ovviamente al posto dello switch vanno bene anche due if, però lo switch è più pulito. Partirei dall'evento più facile.
Qual è l'evento più facile? Quello in cui, no, quello in cui i clienti se ne vanno, perché qual è l'unica cosa che dobbiamo fare quando un tavolo se ne va? Pulire il tavolo, per noi vuol dire risettare quel tavolo a libero, giusto? E quindi cosa faccio? Ecco perché mi serviva il riferimento al tavolo nella classe evento. Perché io qui ho l'evento, i miei clienti se ne sono andati. Allora prendo il tavolo con la get tavolo. E dico set occupato false, fine. I clienti se ne vanno, prendo il loro tavolo e lo imposto a libero. Qui non devo fare nient'altro, non è qui che devo incrementare le statistiche. Quei clienti erano già soddisfatti perché si erano già seduti e quindi semplicemente faccio questo. Qui invece nell'arrivo c'è tutto il grosso da fare. Sicuramente quando arrivano cosa posso fare? Non so ancora se sono soddisfatti o meno, però sicuramente sono dei clienti che sono arrivati. E nelle mie statistiche devo anche tenere traccia del numero totale di clienti. E quindi posso dire this.statistiche.incrementa clienti, quanti clienti sono arrivati e punto get n persone. Quindi qua in sostanza conto i clienti totali. Ok, sono arrivati, cerchiamo se c'è un tavolo. Due vincoli abbiamo qui per come abbiamo impostato il problema. Uno, che sia il tavolo più piccolo possibile, se c'è, e due, che i clienti ne occupino almeno il 50% dei posti. Siete d'accordo? Allora, noi potremmo scorrere la nostra lista di tavoli, che per come l'abbiamo costruita, parte dal tavolo più piccolo e va al tavolo più grande, prendere il primo libero, che ovviamente riesca a contenere le persone, e guardare se almeno il 50% è occupato oppure no. E se questo non è il caso, saranno reindirizzati al bancone. Quindi posso supporre di avere un tavolo, una variabile tavolo impostata a null di default, scorro la mia lista, se mai ne trovassi uno che va bene, sovrascrivo quella variabile. Se alla fine della mia ricerca quella variabile è ancora null, vuol dire che non ho trovato un tavolo. Ok? Quindi scorro la mia lista di tavoli for tavolo t in this.tavoli e quali sono le condizioni per cui un tavolo mi vada bene? Beh, sicuramente che sia libero. Quindi if not t.isoccupato. Quindi iniziamo a vedere che sia libero. Poi guardiamo che abbia almeno la capacità per soddisfare i clienti, quindi and t.getPosti deve ovviamente essere maggiore o uguale di e.getN persone. Oops. E poi dovremmo vedere che però venga occupato almeno al 50%. Come facciamo? And, vado a capo. Beh, posso dire che this, t.get n posti per no, scusate. Andiamo a capo qua. Come faccio a dire che il tavolo sia occupato almeno al 50%? Idee?
Numero di posti del tavolo per occupazione. Ok, quindi T punto get numero posti per l'occupazione minima, giusto? Sì, massima, scusate. Occupazione max sia minore o uguale di che cosa? Del numero di persone che sono arrivate. Quindi lo prendo dall'evento e punto get n persone. Allora, questo ci risolve quel miglioramento in più che abbiamo deciso di aggiungere del 50%, e il fatto che la lista dei tavoli sia ordinata in modo crescente per posti ci risolve in automatico il fatto di riuscire a dare il tavolo più piccolo possibile. Perché partiamo dal più piccolo e il primo che va bene glielo diamo. Se riusciamo a entrare in questa if, abbiamo trovato un tavolo e quindi dico trovato tavolo, scusate, uguale t. L'ho trovato, è il più piccolo possibile, è inutile che continui con questo ciclo. Break. Saltiamo fuori. Il primo che trovo sarà il più piccolo. A questo punto, fuori dal for, if tavolo diverso da null, beh, sono contento perché qui ho trovato un tavolo per gli utenti. Nelle simulazioni di solito è utile anche mettere qualche stampa, anche solo nella console, per vedere che cosa succede. E quindi qui system.out.println, boh, possiamo scrivere trovato un tavolo. Facciamo così, usiamo la format così è più veloce. Trovato un tavolo da %d per %d persone, virgola, ci mettiamo la grandezza del tavolo, tavolo.get posti, virgola, e punto get n persone. Ok? È solo una stampa per vedere che qualcosa succeda. I clienti saranno sicuramente soddisfatti, quindi stat. No, come l'abbiamo chiamata? Statistiche. No. Statistiche.incrementa soddisfatti di e.getn persone. Cosa dobbiamo anche fare? Abbiamo assegnato un tavolo, quindi questo tavolo per un po' sarà occupato. Quindi dico tavolo.setOccupato true. Manca qualcosa? Dobbiamo, scusa? Assegnare il tavolo all'evento, sì. Quindi e.set tavolo, giusto? Perché così poi potrà essere liberato. Altre cose? Se lasciamo così, quei clienti arrivano, si siedono a quel tavolo, ma poi non se ne vanno mai. Perché? Perché noi questi eventi tavolo liberato non li abbiamo mai creati da nessuna parte. Questi eventi li creiamo ogni volta che qualcuno si siede. Giusto? Quindi, dopo un po', i clienti si alzeranno. E come faccio a modellare questo? Aggiungendo nella coda un nuovo evento di tipo tavolo liberato. Per come è fatta la coda e per come sono fatti i nostri eventi, questi eventi che andiamo a creare qui si andranno a inserire in mezzo, secondo il tempo corretto, agli altri eventi che ci sono già di tipo arriva gruppo clienti. Quindi non dobbiamo preoccuparci dell'ordinamento di questi eventi perché ci viene a gratis da quello che abbiamo fatto. Q.add new event
tra quanto si alzeranno? Noi qui nell'evento abbiamo il time, l'attributo time che ci identifica quando sono arrivati. E abbiamo anche l'attributo durata che ci dice quanto stanno. Beh, si alzeranno a e.getTime più e.getDurata. Quindi un nuovo evento a tempo e.getTime più e. Ah, ok, abbiamo delle duration, quindi usiamo il e.getTime.plus minus e.getDurata. Ripeto, avessimo avuto dei numeri interi, andava bene lo stesso. No, è solo plus, scusate. Ok, il tempo di arrivo, cioè il tempo di uscita, scusate. Il tipo di evento, event type, in questo caso sarà tavolo liberato, giusto? E poi replichiamo un po' di cose. Il numero delle persone che se ne andranno, che sono le stesse di quelle che sono arrivate, ovviamente. E solo per accontentare il costruttore di questa classe event, replichiamo e.getDurata. Possiamo anche mettere null, ma non importa. e.getTolleranza e trovato. Sì, tavolo. Sì, il tavolo che andrà liberato. Quindi in sostanza questa e.setTavolo era inutile, perché il riferimento al tavolo che ci interessa starà poi in questo evento qui che creiamo qui al volo, ma non importa, glielo mettiamo lì. Questi campi, la durata e la tolleranza, non verranno usati qua dentro e quindi sono superflui, ma me li sono portato dietro. Ok, abbiamo pochi minuti, ma non abbiamo ancora finito, perché qui siamo nel caso fortunato di aver accontentato i clienti con un tavolo. Qui siamo invece nel caso in cui c'è solo il bancone. Allora, devo decidere in base alla tolleranza se quel gruppo accetterà di stare al bancone oppure no. Solito metodo. Anzi, qui c'è un pezzettino in più. Abbiamo una tolleranza per questo gruppo di clienti, supponiamo sia 0,6. Quindi 60% di probabilità che si fermi e 40 no. Come faccio a tirare a caso questa probabilità? Bravissimo. Abbiamo questo intervallo che va da 0 a 1, da 0 a 100, la nostra probabilità, con una, immaginiamoci una barra in mezzo del 60%. Tiriamo un altro, l'ennesimo numero a caso e vediamo in che parte dell'intervallo cade. Se cade prima dello 0,6, saremo nel 60% di probabilità che il gruppo si fermi. Se cade dopo, saremo nel 40% di probabilità che il gruppo se ne vada. È chiaro questo? Quindi tiro a caso un numero che posso chiamare double bancone, uguale mat.random. È vero, mat.random va da 0 a 0,9999, non andrà proprio fino a 1, ma va bene così, possiamo approssimare che vada fino a 1. E poi dico se bancone è minore o uguale di e.get tolleranza, gli utenti si fermano al bancone. Sì, ci fermiamo. Qui l'unica cosa da fare è tenerne traccia. Quindi dico statistiche punto incrementa soddisfatti di e.getn persone. Altrimenti no, andiamo a casa. E quindi dico statistiche.incrementa
incrementa insoddisfatti. Il bancone ha capacità illimitata, non dobbiamo preoccuparci di liberarlo, di impostarlo a occupato, perché appunto ha capacità illimitata. Qui possiamo mettere altre stampe, ad esempio system.out.format. Per 100 di persone si fermano al bancone e punto get n persone. E qui per 100 di persone vanno a casa e punto get n persone. Ok, dovrebbe essere finita forse la simulazione, ovviamente dovremmo ancora collegarla al controllore, stampare le statistiche, eccetera. Ma se siamo arrivati a questo punto e non abbiamo collegato la simulazione al controllore, magari non abbiamo fatto le stampe, ma c'è tutta questa pappardella qui, magari non è 30 elode ma è 30, ok? Quindi... non abbiamo più molto tempo, anche perché dopo avete lezione, se non sbaglio. Quello che si dovrà fare poi nel modello è avere probabilmente un attributo simulatore simulator, l'ho chiamato. Sì. Che mi vado a creare nel costruttore del modello, ad esempio, sim uguale new simulator, simulator, e poi probabilmente avere un metodo del modello, public void simula, che cosa fa? Inizializza il simulatore, sim.init, e poi lo lancia, sim.run. Poi, non lo facciamo più, ma lo farò prima di fare push, dovremo avere un metodo nel simulatore che ci restituisca le statistiche, e quindi quando questo metodo termina, chiediamo al simulatore le statistiche, e poi le stampiamo e ne facciamo quello che vogliamo. Però direi che per non correre troppo è inutile farlo adesso con la fretta, lo farò prima di fare push. Domande su questo esercizio? Un po' lungo, di solito probabilmente quella dell'esame è un po' meno lunga. Non è difficile, avete più spazio di manovra, più possibilità, mi viene da dire, di guadagnare dei punti senza fare tutto corretto, però ovviamente c'è la necessità di scrivere più codice e di ragionare bene, leggere bene il testo e capire bene le varie cose da fare. Mi taccio e ci vediamo dopo in laboratorio per chi viene.